diciamo, di libertà politica, ma anche di moltiplicazione dei linguaggi. Buongiorno e bentornati su Ironis TV. Oggi continuiamo lo speciale sul Festival della Letteratura di Mantova e intervistiamo Valerio Massimo Manfredi, noto storico e autore italiano. Che importanza ha avuto la storia nella sua vita? Ma io ho, io ho imboccato questa strada perché, era il mio interesse culturale. Poi è diventata la mia professione, nel senso sono diventato un professore universitario. Quindi diciamo che tutte le persone che io conosco dedicano la loro vita anche a degli interessi culturali. Molti lo fanno in forma professionale, molti lo fanno in forma privata. Io ho avuto la fortuna di poterlo fare come mia professione ed è questo che mi ha dato tante altre possibilità. Perché consiglierebbe di studiare storia, se lo consiglierebbe? Ma io non lo consiglierei a nessuno, perché secondo me ognuno deve seguire la sua vocazione. A lei la storia, che cosa ha dato? A me ha dato tutto. Cioè, ha dato gioia, interesse, cultura, esperienza, successo. Direi che è stato una specie di miracolo che io non avrei mai potuto nemmeno prevedere, neanche lontanamente. Conta la forma con cui si espongono gli argomenti. Ma io non do mai un taglio avvincente a una storia che espone degli argomenti. Io do un taglio avvincente a una narrazione di tipo, diciamo, epico, letterario, narrativo comunque. Quando scrivo una comunicazione scientifica non ha niente di avvincente, anzi. È abbastanza ardua da leggere. Hai in particolare una predilezione per una forma d'espressione? Ma non è una questione di predilezione, sono due modi diversi di esprimersi. Se io sono in casa e parlo con i miei amici, mi esprimo in un certo modo. Se sono a un convegno, internazionale, mi esprimo in un certo altro modo. È abbastanza normale avere più di un modo di esprimersi. Secondo lei l'interesse nei confronti della storia nella nostra società sta crescendo? Ma più che altro la gente è abbastanza disorientata dal presente, quindi rifugiarsi nel passato o comunque considerare delle dimensioni che sono già stratificate, sedimentate, che quindi si lasciano osservare quantomeno, è rassicurante. La storia insegna? Qualcuno ha detto che la storia insegna una cosa sola, e cioè che la storia non insegna nulla. Questa chiaramente è una posizione pessimistica. La posizione ottimistica è che la storia è il compendio delle esperienze del divenire umano e che quindi può avere diciamo, delle attribuzioni e delle caratteristiche per cui si dovrebbe quantomeno imparare dagli errori commessi. Auspica che anche i bambini studino storia a un buon livello oppure crede dovrebbe essere un tipo di studio riservato a studi universitari? La storia è sempre stata insegnata fin dalla terza elementare, mi sembra l'età giusta. E anche per oggi questo è tutto da Ironis TV. Fra due settimane ci ritroviamo con la continuazione dello special del Festival della Letteratura di Mantova. E buona settimana!